siete... Il fratello. Ecco, si vede subito, avete la stessa faccia. Bene, benissimo. Ed ora sediamo. Fuori, traditore! Ma via! Non parlare, via! È morto! Ai ragazzi! Ai calcetti! Come dite? Niente, ve capisco da me. Sono tutti vostri. No, 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 due sono amichetti, abitano al piano di sopra. Vedete, vi troverete proprio come in famiglia. Peccato che non ci sia qui mio marito. È un po' chiassone, ma è tanto simpatico, tanto. Vi troverete proprio bene. L'altra, quando è andata via, perfino pianto. Vero, papà? Sì. Ma qui non c'è molto da fare. Fermi! Ma vi do uno schiaffone, sapete? Come stavo dicendo? Ah, dunque, la mattina va a fare la spesa. Non va qui sotto, per carità, qui sotto sono ladri. Un po' più lontano, c'è il mercato. Sì, e poi lavi i pavimenti, mi aiuta a fare la cucina. Siete buoni a cucinare, vero? Benissimo. E poi fa qualche cosetta qui in casa, lava, stira, cuce. E nel pomeriggio porta i ragazzi al giardino, così si diverte anche lei, no? A proposito, semplice formalità. Avete il certificato sanitario? Sapete, con i bambini, per il contagio, basta una sciocchezza, dobbiamo vivere insieme. Ma la ragazza si vede subito che è sana. Però il certificato è sempre meglio averlo, no? Come no? Dire un po', voi state tutti bene? Sì, sì. E il certificato ce l'avete? No. Beh, meglio che voi fate farlo, perché c'è il nonno che c'ha la tossetta che... E io sto... bene! Giusto, giusto, il signore ha ragione, fuori troppo, tante volte te l'ho detto. Allora, come rimaniamo? Rimaniamo così, va bene, tu hai capito cosa devi fare. Sai, robetta da niente, la mattina ad alzi verso le 5, le 5 e mezzo, perché l'aria della mattina fa molto bene, contiene l'ossigeno, vai a fare la spesa giù al mercato, non qui sotto perché sono l'aria. Poi quando torni su, cucini, lavi, stiri, e cucini qualche vestito ai bambini perché non dura niente, la roba, i bambini sono così saltarelloni. O poi canti qualche canzone al piano, la signorina l'accompagna perché suona molto bene, visto non si è zittata mai. Poi pulisci i pavimenti, perché lei è forte, sembra delicata così. Ma c'ha certi muscoli. Anzi, se dovesse fare lo sgombero, può dare una mano ai facchi. Siamo d'accordo? Sì, sì, ma non abbiamo parlato di finanza. Ma che volete finanziare, signora? Facciamo una cosetta in famiglia, vero papà? A proposito, stateci attenti al nonno, sennò voi perdete.